Benvenuti amici di Mobile OS, benvenuti al nostro quarto episodio qui sul nostro sito. E quest'oggi volevo parlarvi di un po' di alcune novità che abbiamo avuto questa settimana, più le nostre classiche, classiche recensioni, più i fatti importanti della settimana, appunto. Passando ai fatti più importanti della settimana e collegandoci anche a quelli che ci saranno in questa settimana, sicuramente la parte più importante riguarderà l'HTC One, il nuovo HTC One veramente. Il dispositivo quindi di HTC che si appresta ad essere lanciato, farà il debutto il 25 marzo, sarà presentato in quella situazione e quindi lo potremo finalmente vedere all'opera. Un dispositivo che è molto atteso, di cui però già si conoscono gran parte delle caratteristiche tecniche, lo Snapdragon 801, RAM 2GB, l'estetica che più o meno ripercorrerà quella che abbiamo già visto nella prima versione del One, le varie colorazioni, una colorazione gold solo per l'America e la nuova Sense 6.0, e insomma tutte queste particolarità, con la novità della fotocamera doppia, fotocamera diciamo che si va a combinare e riesce a produrre addirittura bene 16 megapixel, quindi un passo avanti notevolmente importante rispetto al One, che aveva appunto la fotocamera ultra pixel, ma che in realtà ne erano 4 di megapixel. E quindi vedremo come andrà il One appunto in questa presentazione e poi nelle vendite. Quindi la parte più importante sicuramente della settimana scorsa e di questa che verrà è incentrata sul nuovo HTC One. Per il resto, notizie della settimana interessanti, un po' di sconti tra Amazon, Techmania, altri store online, soprattutto per quanto riguarda, stranamente veramente, il Samsung Galaxy S5. Ancora esce ufficialmente, però già si può trovare a 599€, ne abbiamo parlato già ampiamente sul sito, e devo dire una particolarità strana rispetto al passato perlomeno. Poi altre cose, come dire, interessanti sul sito, venendo un po' più alla parte che mi occupo io, visto che mi occupo di recensioni, abbiamo fatto alcuni versus interessanti, per esempio tra il Moto G e il Nexus 5. Mi è piaciuto divertirmi con questi due telefoni a loro modo interessanti. Sui grandi il Nexus un passo avanti, ma anche differenze di prezzo, quindi vi invito ad andarla a vedere nel caso non l'avete ancora vista, perché è davvero interessante, specie per chi è deciso a spendere quei soldi per il Nexus oppure accontentarsi un telefono di fascia più bassa. Per quanto riguarda il resto dei vari versus, abbiamo fatto un versus iniziale tra lo Zera 2, il nuovo dispositivo di Sony, e l'HTC One 2, che uscirà il 25 marzo, una comparativa preliminare, e abbiamo fatto anche alcuni cenni sia all'Xperia Zera 2 tablet, abbiamo fatto vedere qua un unboxing, qualcosina così, e stessa la sorte diciamo è toccata all'Oppo Find 7. Abbiamo fatto vedere una anteprima della recensione dell'Oppo Find 7, e che anche questa ha riscosso notevole successo, e devo dire interessante anche questo dispositivo. Poi altre notizie interessanti è stata l'introduzione questa settimana dell'iPhone 5C in versione da 8 GB. Il prezzo però mi è sembrato essere un pochino alto, avrei preferito un 499€ come prezzo un po' più aggressivo, specie per una versione C che non ha convinto particolarmente sia i consumatori sia le vendite del telefono stesso. Magari avrebbe potuto risollevare le sorti di questa versione bella esteticamente di iPhone. È riuscito poi anche l'iPhone 4 in versione Retina, togliendo il 2 dalle vendite, quindi l'Apple ha rimescolato un po' le carte che c'erano sul mercato. Infine, una rapida cosa
rapido elenco, ecco, di alcune altre notizie riguardanti la Apple. È possibile che iTunes farà l'approdo anche su Android, notizia interessante, forse si cominciano anche ad iniziare a vedere i primi punti di contatto tra iOS e Android. L'iPhone 6 che riproporrà una fotocamera da 8 megapixel, dovrebbe perlomeno riproporre una fotocamera da 8 megapixel, ma con una estrema qualità, che staremo quindi a vedere. E poi abbiamo parlato della possibilità che sul Note 4 sia reso anch'esso impermeabile. Dal punto di vista delle recensioni, invece, non versus o anteprime, abbiamo fatto l'Y530, una recensione su un telefono molto molto interessante, un prezzo aggressivo da parte di Huawei, ma un dispositivo che potrebbe davvero essere considerato per la lunga uno dei migliori passi di gamma che si possano avere. Staremo a vedere naturalmente di fare altre comparative con ulteriori dispositivi. Interessante, questa settimana ve l'anticipo, faremo una comparativa tra diciamo un test a coda tra il Galaxy S4 e l'Y530. Voglio vedere un po' come si comportano messi vicini i due dispositivi. Detto questo, in settimana poi ci occuperemo del Desire 601 con la recensione finale e proveremo qualche tablet, penso qualcosa di Samsung, Asus, qualcosa del genere. Per il resto direi che più o meno abbiamo detto tutto quanto. Vi lascio con una indiscrezione che ho già raccolto qualche giorno fa, mi sembra ieri o l'altro ieri. Si vocifera nell'ambiente che l'HTC One 2 potrebbe uscire ad un prezzo leggermente ribassato rispetto all'HTC One. Non so quanto siano vere queste voci. Tra noi c'è un po' di scetticismo e accompagnato da una speranza che veramente costi qualcosina in meno. Io personalmente spero che l'HTC One riesca ad uscire a un prezzo di 599 euro. Ritengo che sia molto difficile, perché ormai ci siamo messi tutti quanti sulla fascia più alta. Però l'aver visto già l'S5 ancora prima del lancio a questo prezzo magari potrebbe far pensare all'HTC di ufficializzare i $600 che già sappiamo costare in America allo stesso prezzo anche in euro. Vediamo un po' se sarà così, specie nel nostro paese dove le tasse sono alte, quindi bisognerà vedere se riusciremo a avere questo prezzo. Spero di sì. Quindi vi ho detto un po' tutto quello della settimana, abbiamo parlato anche delle recensioni fatte, di quelle che andremo a fare. Come sempre fate domande se avete qualche richiesta particolare sui dispositivi che vi ho detto, su quelli che andremo a provare, che sempre potete vedere tramite gli unboxing che mettiamo tra YouTube, il nostro canale YouTube e il sito. Direi quindi che è tutto per questa volta, per questo episodio. Ci vediamo alla prossima, sempre su MobileOS e sempre con me. Ciao!